Lo scontro tutto a tinte nero-verdi dello stadio Guido Angelini di Chieti sarà quello che catalizzerà le maggiori attenzioni della nostra regione nella giornata numero 8 del campionato di Serie D. Perché nei 90 minuti Chieti e Castelnuovo avranno più di un motivo a testa per centrare un successo che metterebbe invece in ambasce chi uscirà senza raccogliere nulla. I padroni di casa di Alessandro Lucarelli tra le mura amiche non hanno ancora mai fatto bottino pieno, ma soprattutto la vittoria manca da inizio ottobre, dal blitz del Riviera delle Palme contro il Porto d'Ascoli. Tre pari e uno stop non sono sufficienti e l'arrivo di Cristian Ventola aggiunge ulteriore tasso tecnico ad una formazione che vorrebbe regalare una gioia ai propri tifosi nel proprio stadio. Tornano a disposizione Chiacchia e Fabrizi, mentre sarà ancora out Rodia. Non sarà semplice perché dalla parte opposta il Chieti troverà un Castelnuovo rinvigorito in settimana dalla vittoria rotonda in Coppa Italia contro il Vasto Girardi e dopo una settimana che l'ha visto praticamente solo fare capolino in campionato contro la Recanatese. Il match con i Leopardiani, interrotto sabato scorso per l'infortunio del direttore di gara, sarà ripreso il prossimo 24 novembre. Il derby è una partita tosta perché Chieti è una squadra forte, ma come lo sono tutti, dobbiamo solo preparare bene la partita e sapere che andiamo anche a giocare in un ambientino particolare, quindi però sono convinto che i miei ragazzi questa vittoria gli abbia fatto bene. Abbiamo fatto dei bei discorsetti in settimana e si è visto appunto che questa squadra sta crescendo, che questa squadra è forte, che questa squadra, se gioca insieme, può mettere in difficoltà chiunque. Vasto Girardi che avrà un altro impegno in Abruzzo, ma stavolta al Mariani Pavone di Pineto contro i biancazzurri di Marco Pomante. Sfida che è arrivata una settimana dalla sconfitta di misura nello scontro diretto contro il Fioggi e che deve servire al Pineto per rilanciare di nuovo la rincorsa alla vetta fallita 7 giorni fa. Di fronte però avrà i molisani di Prosperi che, al netto dello scivolone in Coppa, in campionato sono in serie aperta. 2 vittorie e un pari negli ultimi 3 incontri. Dispiace perché veniamo da un'ottima prestazione su un campo difficile, però come abbiamo visto tutti il risultato non è stato positivo, però ripartiamo sempre dalla prestazione importante, con la consapevolezza che possiamo fare molto molto di più, perché è vero che abbiamo giocato bene, però siamo stati poco lucidi nel concludere le azioni. Sì, affrontiamo una squadra in fiducia, è una squadra che viene da 2 ottimi risultati positivi come la vittoria col Tolentino e la vittoria in casa con la Sammanettese. Una squadra organizzata che sa quello che deve fare in campo. Io l'allenatore Fabio Prosperi lo conosco bene anche perché siamo amici. Sarà una partita difficile, dai. Sì, andiamo a arricchire il nostro pacco under perché è normale, sapete tutti, dell'infortunio di Rea che ormai manca dai campi di gioco da un mese e mezzo. Era un giocatore che andavamo cercando, abbiamo avuto questa possibilità di prendere Mirabelli e l'abbiamo colto in pieno. Rinviata invece la gara tra Notaresco e Matese, il caso di positività riscontrato nei giorni scorsi nel gruppo squadra rossoblù e gli allenamenti, che da quel momento in avanti sono stati scaglionati per forza di cose, non sono serviti ad evitare che i casi salissero adesso a 4. Questo ha fatto scattare l'allarme in casa Notaresco e alla richiesta di rinvio della partita. E il numero che tende a salire mette a rischio la gara di Coppa Italia di mercoledì contro la San Benedettese e addirittura la trasferta di Castelfidardo di domenica prossima. A questo punto bisognerà capire quando le due formazioni torneranno sul terreno di gioco per il recupero del match, col Notaresco che pur malvolentieri sarà costretto domani a guardare le altre dal divano. Chi va in trasferta invece sono Vastese e Nereto. I biancorossi di Fulvio D'Addario hanno chiuso la sessione invernale di mercato senza il colpo davanti e senza quello in mezzo. È tornato Diallo, ma adesso con Martiniello che è rimasto e non avendo potuto prendere l'eventuale sostituto, toccherà al tecnico cercare di trovare l'equilibrio migliore davanti. Anche perché domani la sfida contro i Cremisi è una di quelle che potrebbe consentire di fare un piccolo salto di qualità. Vastese che, vincendo infatti, supererebbe i rivali in graduatoria e si attesterebbe su posizioni più consone al valore dell'organico. Dall'altra parte un Tolentino col morale sotto i tacchi dopo 3 stop consecutivi. Infine il Nereto, che è cambiato tantissimo, specie in uscita in questa finestra trasferimenti, e ha inserito solamente l'attaccante Boito proveniente dal Rende. Un organico meno profondo per Leonardo Bitetto, che vuole evidentemente individuare un gruppo più ristretto col quale giocarsi la salvezza.
che passa dalla trasferta difficilissima di Recanati, dove i vibratiani troveranno i giallorossi che, dopo la sconfitta all'esordio proprio contro il Tolentino, hanno iniziato a correre davvero. Una marcia che li ha portati a quota 16 punti, ad essere in questo momento l'inseguitrice più accreditata della capolista Fiuggi.